Come? Porto io. Mettete in pausa, andate a vedere il mio video e poi non guardate più niente. Puoi anche una fetta di culo, non lo so. Ciao ragazzi, da quanto tempo non registravo un video per il mio canale, ovviamente. Oggi, come potete vedere, c'è... C'è DVR, signori. Ciao, DVR ragazzi. Presente qui, come al solito, ormai abita... Oramai abita a casa mia. Però stiamo allestendo il setupino per registrare un video che molto probabilmente avrete già visto sul suo canale. O forse no. Sì, penso che monteremo prima il mio. Ok. Da bravo schiavizzatore uscirà prima il suo video, monteremo prima il suo video e poi il mio. Va bene. Questo... Anche perché così lo mettiamo di ritorno, scusa, eh. Esatto, dai, ci può stare. Comunque, ragazzi, sul canale abbiamo intrapreso una strada diversa. Voi non l'avete visto perché non sto caricando video, ma è così. Ci siamo distaccati leggermente dalle moto, adesso per una questione lavorativa e non, i video sul canale saranno molto più incentrati sul videomaking. Quindi vi farò vedere il lato più tecnico e il lato più tecnico. Taglio. Quindi vi farò vedere cosa c'è dietro le quinte. Bravo, è vero. Quindi vi farò vedere cosa c'è dietro le... Delicious! Dai, Ciro. Fermati. Quindi vedrete tutto quello che c'è dietro le quinte, il lato tecnico dell'ambito videomaking, però comunque non ci distacchiamo tanto dalle moto perché il focus dei video è sempre auto e moto, quindi anche cose succose, belle, croccanti, come direbbe qualcuno più su. Ma va bene, stiamo parlando troppo, incominciamo a fare, anche perché non abbiamo troppo tempo, dopo dobbiamo cambiare location, non saremo più qui all'interno dello studio, anche perché sennò che palle, e quindi niente, ci vediamo dopo. Perfetto ragazzi, ce l'abbiamo fatta, questo è il setup finale, quindi che vedrete anche nel video di DVR, come vedete è scritto un po' ovunque, me l'ha fatto tapezzare in camera, diciamo che l'abbiamo usato per il suo video, ma ormai è una costante. Però, tralasciando questo, fatemi sapere anche cosa ve ne pare di questa immagine. È molto simile a quella utilizzata nello scorso video che potete trovare sul canale, con colori diversi. Comunque questo studio è molto carino, molto versatile. Si possono creare delle scenografie, delle situazioni di colore molto carine, molto particolari e può sembrare quasi uno studio diverso in ogni video. Va bene, quindi adesso niente, smonto un po' la cam dal treppiedi e vi faccio vedere come ho strutturato tutto quello che c'è qui dentro. Perfetto ragazzi, questo è il setupino finale. Qui abbiamo DVR scuro con però il treppiedi che si vedrà a malapena. L'importante sta lì. Abbiamo la luce principale, quella che illumina il volto della persona seduta. Abbiamo una luce di riempimento laterale blu in modo tale che possiamo avere un contrasto simpatico sul volto, il microfono con il quale abbiamo registrato l'audio e un microfono di backup per sicurezza. Non si può mai sapere, meglio prevenire che curare. Questo è il risultato finale. Esatto, il risultato finale. Ciao ragazzi, benvenuti. Ah, non lo sapevo, c'è anche lui, dov'è? C'è, lui è onnipresente. Ah, è vero. Wow, dove siamo bellini con le magliette brandizzate. Va bene ragazzi, quindi adesso è arrivato il momento di passare all'outdoor. Andiamo a registrare cose un po' più succose, molto più interessanti. Un po' più porno. Vi dico già, visto che il video è già uscito, andatelo a recuperare, finite di vedere questo. Secondo me è più bello se vedono prima il mio. Quindi mettete in pausa, andate a vedere il mio video e poi non guardate più niente. Puoi anche una fetta di culo, non lo so. Comunque, non lo state a sentire, finite di vedere questo video e poi andate a vedere anche il suo, perché tanto comunque l'avrò fatto io, quindi vabbè. Quindi niente, andiamo fuori, basta. Porco. Come? Porto io. Ragazzi, guardate qua, siamo in compagnia di DVR, l'avete già visto prima, ha rotto le palle, ma anche di Michele dei Monarchi, attenzione! Attenzione, grazie. Allora, doppia borsa.
E da quanto tempo non vedevamo Michele sul canale? Si è visto mezza volta sul mio canale e mi sono sdraiato con la 03. Ora abbiamo la 09 SP e grattatina varia. Michele, una cortesia. Cortesia. Ragazzi, questo, attenzione, questo fa parte del lato tecnico del videomaking di cui vi parlavo a inizio video. No, deve stare di traverso, ruotala Michele, con tutta l'asta però. Non puoi avvicinarmi. Vai, vai, non muovere le pacche, stringere, blocca. Ok, ci siamo. Prendo il pulsante tondo. Sì, hai detto pure sì, lo sto prendendo sulla lente. Hai premuto? È accesa? Starting record. Ok. Sta registrando? Sì. Ci vediamo al punto. Qual era il punto? L'erba. Ah, ok. Perfetto. Ok. Ho paura, mi fa tanto paura e fa paura anche a lui. Va bene. Mamma mia, ragazzi, da quanto tempo che non giravo sul Vesuvio con la 09 SP. Assurdo, tant'è vero che non ci ho mai portato un video sul canale. E sul Vesuvio ci sto venendo veramente spesso, dato che stiamo lavorando parecchio e sul Vesuvio possiamo fare un po' di cosine carine. Ah, questo è un tratto asfaltato da poco. Ah, anche questo hanno asfaltato. Magia, però questo mix tra asfaltato e non asfaltato non è proprio bello. Davide ci fa segno di aspettare. Non so per quale motivo, che cosa stia passando. Forse vuole registrare un tratto un po' più simpatico da portare anche in moto. Ah, non posso chiudere la visiera perché c'ho questo attacco di fortuna procurato da Davide, dato che non avendo mai setappato il casco col microfono, o meglio questo, l'HJC, e non sapevo come collegarlo. Attenzione come saltella. Che salvataggio! Come ha fatto a scodare così tanto? Mamma mia! Assurdo, ma il traction io ce l'ho ad uno, ma ce l'ho e le gomme sono nuove. Mamma mia. Dopo tanto tempo, dopo aver rischiato di lanciare di nuovo la moto qua, io l'ho detto, Michele non doveva venire. Michele, venga. Ragazzi, come vi ho detto prima nella GoPro, che spero si sia visto, perché si sia visto, si senta, eccetera, l'ultima volta che mi sono visto con Michele, ovvero la prima volta che ci siamo visti, prima e ultima volta praticamente in moto, ho sdraiato la 036S60 qui sul Vesuvio. Ora siamo tornati, casualità c'è anche Michele, ho giocato... Stai registrando sicuro? Cioè, mi aggiusto un attimo i capelli... Ah, ragazzi, come al solito ce l'abbiamo fatta, almeno spero. Poi dobbiamo vedere in montaggio se ce l'abbiamo fatta. È stata una faticata. Spero in teoria di riuscirne a portare altri nel breve periodo e magari anche interessanti, chi lo sa, in compagnia anche di questi baldi giovani. Io sono del parere che questa community di YouTube Italia, Campania o qualsiasi altra
essa sia, vada ampliata e vada costruita in modo tale che possiamo interagire tra di noi e portare un contenuto più interessante, più simpatico, divertente, eccetera. Quindi proverò a fare il mio possibile. Siete viva, aspetta un attimo. Crac. Mamma mia, ma vuoi piano una pausa? Ma che mamma. Qua mi fa taccire. Vai a quadratura diversa. No, no, vai, continua, tu sei mica stoppato. No. Ok, non la taglio. È il bello della diretta. Come avrete potuto sentire, il nostro mitico Davvr sta provando un poco cosa significa fare il videomaker e portare chili e chili di attrezzatura sulla schiena o sulle braccia. Quindi niente ragazzi, non dilunghiamoci oltremodo, anche se questo video penso che sarà molto corto. Noi ci vediamo come al solito in un prossimo video, come al solito è anche abbastanza una battuta perché non porto video da una vita. Mettete like se vi è piaciuto questo video, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, seguite anche Davide e Michele che hanno bisogno di avere follower da me perché ne hanno sicuramente di meno. E niente ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Vieni, 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 vieni. Ok, ho macchiato tutto l'ND. Ragazzi, sto vloggando col Ronin, ho pochissimi secondi, off topic, dopo il video. Volevo effettivamente farvi salutare anche da Davvr e da Michele, che adesso andrà a fare... Ragazzi, la facciamo sta recensione? Test ride, forza! Test ride dell'R7 sul canale dei Monaco.